Amici del Tino, ciao a tutti. Allora, se siete qua, evidentemente è perché la prima lezione di pianoforte vi è piaciuta. Bene, sono contentissimo e allora, se siete anche questa volta pronti per la seconda lezione, io darei il via e forza sotto con la seconda lezione di pianoforte del Tino. Bene, eccoci qua. Oggi vorrei parlarvi, cominciare a introdurvi un discorso relativo all'armonia musicale. L'altra volta abbiamo visto come il pianoforte è uno strumento spettacolare da questo punto di vista perché ci consente di suonare melodia, armonia e ritmo contemporaneamente. L'armonia è un mondo fantastico da scoprire perché l'armonia è poi l'anima. È il cuore di un brano, è il cuore di una canzone, di un pezzo in generale. Ma non si può cominciare a parlare di armonia se non si sono affrontati un altro paio di argomenti, che sono quelli delle scale e degli intervalli. Ecco, comincerei col dire che tutti noi ci relazioniamo nella nostra vita con qualcuno. Con i nostri genitori, con i nostri figli, con i nostri insegnanti, con i nostri amici. Io al dormitorio mi relaziono con gli extracomunitari, anche perché ci sono solo loro, quindi non ho molte vie di scampo. E quindi questo discorso relazionale, se noi lo trasferiamo nella musica e sul pianoforte, riusciamo a capire un po' di cose. Vediamo. Vediamo nello specifico. Allora, io suono adesso sulla tastiera due note, per esempio un Do e un La. Eccole qua. Queste due note che cos'hanno di caratteristico? Beh, intanto il nome. Una si chiama Do e una si chiama La. Il loro suono, uno fa così, l'altro è questo. Io le posso suonare grazie al pianoforte. Come dicevamo l'altra volta, piano oppure forte, le posso suonare insieme, staccate, prima una poi l'altra. Posso dare una lunghezza piuttosto ampia e l'altra breve, oppure il contrario. Sentite? Però che cos'hanno di fondamentale queste due note, prese a caso? La loro relazione, cioè la distanza, la loro posizione sulla tastiera. In questo caso Do e La distano una cosiddetta sesta. Lo vedremo poi più avanti che cosa vuol dire. È importante quindi l'intervallo che c'è tra il Do e il La in questo caso, ma più in generale fra tutte le note. Ecco il perché delle relazioni che vi dicevo prima. Sulla tastiera del pianoforte l'intervallo più breve che c'è è quello tra una nota e quella appena successiva. Per esempio, tra il Do e il Do diesis. Questo intervallo è detto semitono. Semitono perché è la metà del tono, che è l'intervallo che c'è tra il Do e il Re. Tra il Re e il Mi. E così via. Tra il Mi e il Fa ci sarà un intervallo invece di un semitono, perché sono due note vicine, tra di loro non c'è nessun'altra nota. E così via, tra il Fa e il Sol, un Do, eccetera, eccetera. Questo discorso ci porta all'introduzione di quello sulle scale. Le scale, anche qui io sono un esperto di scale, perché quando vivevi in via Vannucci a Porta Romana, abitavi in una casa di ringhiera, stavo in una casa di ringhiera, quindi le scale non fa tante, ma tante, tante con i sacchetti della spesa, con tutto quello che c'era da portare su e giù, avanti e indietro. Una di quelle belle case di ringhiera di una volta, che ne più adesso stanno tutti di palasoni, che sanno anche come si chiama il vicino di casa, e non sanno neanche come si chiama quello che sta sul pianerottolo. Io non ho di questi problemi perché stando al dormitorio ovviamente ci conosciamo tutti. Però
Ma nelle case di ringhiera, in Siberia, se avevi bisogno di una cipolla, un tot di formaggio, un pezzo di formaggio, dai, sulla Maria, che si scambiava, ci si conosceva, si mangiava l'anguria sulla ringhiera, l'estate era una meraviglia, insomma, adesso la vita è così, e bisogna prenderla così. Torniamo alle scale, insomma, non le scale quelle che ha fatto il Tino, ma le scale musicali, che possiamo dire si dividono in due grosse famiglie, le scale maggiori e le scale minori. Bisognerebbe anche qui introdurre il concetto di maggiore e di minore. Cosa vuol dire maggiore? Che cosa vuol dire minore? Beh, maggiore è minore, come sono minore? Minore è, lo dice la parola, un po' intrinseca nella parola. Minore vuol dire una cosa triste. Una cosa che non mette allegria. Per esempio, vi suono un brano, un pezzetto di un brano in una tonalità minore, potrebbe essere questo. Sentite? Il senso che trasmette questo brano non è certo di allegria, è un brano triste. E difatti è la colonna sonora di un film in cui la protagonista muore giovane di cancro. E quindi sentite che tutta l'atmosfera è comunque triste. Viceversa, maggiore significa allegria, significa spensieratezza, ecco, diciamola così. Un brano maggiore potrebbe essere questo. E buttavi scale di tennis e parlavi ne per lui. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E buttavi scale di tennis, eccetera, eccetera, eccetera. Sentite come questa canzone trasmette appunto allegria, gioia di vivere. Anche se poi in realtà parla di un barbone che muore perché lo trovano sotto un mucchio di cartoni. Aspetta che mi devo poi una truccadina perché non anch'io faccio parte anche di quel tipo di personaggio lì, quindi, insomma. Però insomma, minore vuol dire tristezza, maggiore allegria. E in questo caso mio rincite di sia aspetta che mi do con un'altra truccatina, chiaro. Beh, insomma, maggiore e minore, e questo concetto lo ritroviamo sia nelle scale che poi vedremo anche negli accordi. Che cosa sono allora queste scale? Ritorniamo alla nostra filastrocca che imparavamo da bambini e che ci porta a conoscenza dei nomi delle note musicali. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eccola qua. Oltre ad essere il nome delle sette note, questa è la scala di Do maggiore. La scala di Do maggiore naturale, detta anche diatonica. Naturale perché è molto orecchiabile, no? Sentite. È universalmente conosciuta, i tenori e i soprani si esercitano sulle scale, non solo su queste, ma. Maggiore, quindi lo sentite anche dal tipo di anche questa scala, come uno dei brani che ho suonato prima, dà un senso, un certo senso di allegria. Le note di una scala, in questo caso di una scala maggiore, non sono delle note qualunque, sono delle note che rispettano degli intervalli ben precisi tra una nota e l'altra. Più precisamente, nella scala maggiore abbiamo una prima nota che è detta tonica, in questo caso il Do, che è seguita dal Re detta sopratonica, che dista un tono. La terza nota della scala, Mi in questo caso, dista un altro tono da quella precedente ed è detta mediante o caratteristica. La quarta, cioè il Fa, dista un semitono ed è
detta sottodominante, il Sol dista un tono ed è chiamata dominante, il La dista un altro tono ed è chiamato sopradominante, Si dista un altro tono, è chiamata sensibile, e il Do, che chiude la nostra scala maggiore naturale, dista un semitono dalla settima, dalla sensibile. È importante dare questi nomi: tonica, sopratonica, mediante o caratteristica, sottodominante, dominante, sopradominante, sensibile, perché poi noi oggi stiamo parlando della scala di Do, ma le scale, come potete ben immaginare, sono tante quante sono le note, quindi 12. Quindi dare un nome che va al di là del nome della nota è importante. Scala di Do maggiore. E come tale, se noi apportiamo gli stessi intervalli, possiamo costruire tutte le scale che vogliamo. Gli intervalli, ripetiamoli, sono due toni, tra il Do, il Re e il Mi, un semitono, tre toni, tre intervalli di tono, Fa Sol, Sol La, La Si e un semitono. Riepilogando, due toni, un semitono, tre toni e un semitono. E noi, belli come il sole, costruiamo tutte le scale che vogliamo. Per esempio quella di Sol, quella di Re, quella di Fa, e così via, mantenendo sempre lo stesso rapporto tra una nota e l'altra. E andiamo a costruire tutte e 12 le nostre scale maggiori. Le scale minori, parliamo della scala minore naturale, perché in realtà ne esistono tre: quella naturale, quella melodica e quella armonica. Soffermiamoci solamente su quella naturale. Sulla tastiera del pianoforte, partendo dal La e suonando tutti i tasti bianchi, noi costruiamo la scala minore naturale. Eccola qua. Tutte note bianche, quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Qui le distanze tra una nota e l'altra sono diverse. Tra il La e il Si abbiamo un tono, tra il Si e il Do un semitono, tra il Do e il Re un tono, tra il Re e il Mi un tono, tra il Mi e il Fa un semitono, tra il Fa e il Sol un tono, tra il Sol e il La un tono. Quindi, tono semitono, due toni, semitono, due toni, e noi costruiamo la nostra bella scala minore, che come sentite ha un carattere minore. Quindi triste, come dicevamo prima. Bene, direi che per oggi possiamo fermarci qua. Io vi do la rivederci alla prossima lezione. Vi mando un grande bacio e ciao dal vostro Tino.